Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E quando Fabio Volo dice che l'aggressività in realtà è un segno di debolezza e la calma che è un segno di forza, ecco, di sicuro anche la forma è sostanza. Abbiamo visto oggi Meloni in versione super leader d'opposizione. Non farà mai questa transizione, come la chiama Fabio Volo? E che cosa ci racconta questa due giorni di Parlamento? Perché sia ieri al Senato che oggi alla Camera, insomma, è stato uno show, è stato anche un grande dibattito, un grande duello con l'opposizione. Sì, intanto mi compiaccio con Fabio Volo per l'analisi da perfetto politologo. Sottoscrivo tutte le parole che Fabio ha appena detto, un'analisi perfetta. Sì, oggi e ieri, soprattutto oggi devo dire, la nostra Presidente del Consiglio era chiaramente in modalità Vox Marbella, il comizio famoso, ormai celeberrimo, che lei stessa ha svolto di fronte alla platea dell'ultradestra franchista spagnola. Peccato che oggi e ieri era dentro al Parlamento italiano, peccato che questo tutto sommato sia un paese che chiede di essere soprattutto rassicurato. Però, come ha detto giustamente Fabio, non è proprio nelle sue corde. Davvero, quando parla di underdog, lei si disvela per quel che è, non riesce ancora a fare questo salto, a parlare a tutti gli italiani, per conto di tutti gli italiani. Oggi è andata di nuovo contro tutto l'arco parlamentare, contro il PD sui migranti, contro i 5 Stelle sulla guerra e super bonus, persino contro Bonelli sull'ambiente, sì, a parte le battute sui sassi. Ma c'è una ragione politica però, ecco, al di là degli aspetti che riguardano più le sue modalità espressive, ci sono per ciascuno di questi fronti aperti questioni politiche importanti. Cioè Giorgia Meloni, possiamo dirlo, manifesta un certo nervosismo, e la ragione è che i dossier che si trova ad affrontare da capo del governo e non più dalla curva comoda dell'opposizione sono uno più complesso dell'altro. La guerra abbiamo visto che non finisce, ma anzi si complica, e le opinioni pubbliche accrescono la loro disaffezione rispetto a questo conflitto. L'economia, i tassi di interesse sono di nuovo in aumento, e questo per il nostro paese riduce drasticamente gli spazi fiscali per fare qualunque cosa, a partire dalla riforma fiscale per l'appunto. Sul fronte economico ancora c'è il tema delle nomine, lì stanno litigando con Salvini sui grandi enti pubblici e parastatali, sulla RAI, devono mettere mano alla RAI e non sanno come fare. Sui migranti l'Europa gli sbatte la porta in faccia, tant'è che al Consiglio di domani e di dopodomani quell'argomento è rubricato soltanto tra le varie ed eventuali, nonostante tutti gli scambi epistolari tra la Premier e Ursula von der Leyen. E da ultimo il PNRR, lì abbiamo dei ritardi gravissimi, li conoscevamo ma si stanno accentuando. Noi aspettiamo entro metà anno la terza rata da 16 miliardi e i 27 obiettivi che dovevamo raggiungere sono ancora a zero. Insomma, il suo tavolo è pieno di dossier, uno più problematico dell'altro, e le sue reazioni in Parlamento non possono che riflettere questo stato di tensione permanente. È così, Brunella.